Watta e a tutti ciurma, benvenuti da Giochini in questo nuovissimo episodio su Rime. Vediamo ragazzi se per questo video riusciamo a raggiungere almeno i 15 like. E prima di tutto, come avevo detto la scorsa volta, ho potuto per fortuna abbassare ulteriormente i parametri grafici del gioco. Per cui infatti vediamo che sicuramente la grafica ragazzi non è al top e quindi sicuramente è una qualità minore, ma almeno così il gioco non lagga, non si blocca, insomma non va a scatti. Seconda cosa, vi avevo chiesto di suggerirmi un nome sia per la volpe sia per il nostro ragazzino, e adesso mi perdoni chi me l'ha suggerito, ma mi sono dimenticata di guardare chi è stato a suggerirmelo prima di mettermi a registrare. In ogni caso vi ringrazio tantissimo. Qualcuno di voi mi ha suggerito di chiamarli Red e Toby, e la cosa ci sta magnificamente perché sappiamo benissimo che Red e Toby è una storia che riguarda anche una volpe. Però io farò un'eccezione e chiamerò Red il ragazzo, quindi non la volpe, e Toby la volpe. Tanto ringrazio comunque anche gli altri che si sono scervellati per suggerirmi un nome, le idee erano tutte carinissime, quindi grazie comunque a tutti. Ed eccoci ritornati ragazzi, dopo che la volta scorsa eravamo stati catapultati in questo mondo senza la minima spiegazione. Per cui vediamo ragazzi dov'è che ci vuole portare effettivamente questo gioco. Toby, dove mi cavai? Ma perché non vuoi essere mio amico? Fa, non è giusto. Oh mio Dio. Allora, io penso che il nostro obiettivo sia proprio quella torre là, ragazzi. Per cui quel portale là giallo e grosso suppongo che sarà il nostro prossimo obiettivo. Aspettate un attimo, che qua sembra esserci una porta con questi affari qua, queste specie di idoli. Madonna, che posto strano, ragazzi. Vedete, guardate un po' qua, c'è un omino. Quello suppongo sia il nostro caro Toby, e dovrebbe guidarci, forse questo significa, durante il cammino fino alla torre. Chissà che cavolo significa, ragazzi. Questi giochi che non ti danno spiegazioni possono avere il loro perché, su questo non metto alcun dubbio. Giochi tipo Journey, ragazzi, che effettivamente non ti spiegano nulla in maniera chiara. Toby! Toby se n'è andato, ragazzi, c'è sta poco da fa. Ok, abbiamo preso quest'altro pezzo d'affare, ma mi sa proprio che Toby è tipo sparito, per cui adesso torneremo da questa parte, andremo vicino a quei due idoli che abbiamo incontrato, ragazzi, che sembrerebbero poterci aprire questa porta. Suppongo che sia la cosa che dovremmo fare adesso. Qua ce n'è un terzo, non l'avevo nemmeno visto. Ok, eccolo là. Ok, infatti sono tre. Toby, Toby, la concita è tua mamma. Dove diavolo sei? Sei andato via, sei sparito. Ok, mi sa che bisogna essere rapidissimi a fare questo, ok. Cioè praticamente attivarli tutti e tre insieme possibilmente. Va bene, allora passerò di qua. E queste pecore sono... Ah no, sono cinghiali, non sono pecore. Ci ricordiamo, abbiamo avuto i nostri problemini la volta scorsa con un cinghiale che era grosso tipo il doppio di noi. Toby, ma perché scappi via? Perché non vuoi stare al mio fianco? Ok amico, mostrami quello che dobbiamo fare. No, mi sa proprio di no. Direi che rimarrà lì ad abbaiare. Ok, aspettate un attimo. Ah, aspetta, aspetta. Possiamo metterci qua, ok. Ah, dobbiamo allineare la cosa. Attenzione. Che figata. Bella l'idea, per creare la porta e quindi aprire il passaggio. Ok, sta cosa sì che mi è piaciuta, devo essere sincera. Mi posso portare presso tutta la fauna del posto con ste mele. Allora, aspettate un attimo che qua sotto sembrerebbe esserci una caverna segreta. Oh, ma dove mi porterà mai questo passaggio? In qualche posto oscuro e misterioso? Non lo so. Qua c'è dell'acqua e di qua invece... Di qua invece sono ossa queste, mi devo preoccupare. Madonna ragazzi, cioè è grosso sto posto, cioè mi dovete dire un attimo come regolarmi, perché non capisco dove devo andare, se devo passare quella porta o se devo esplorare da quest'altra parte. Non lo so, è un bel dilemma. Non ne ho la minima idea. E adesso salzerò e mi arrampicherò su queste radici incredibili. Adesso sì, abbiamo trovato il tesoro nascosto. Un altro reperto ancora, ragazzi. Cioè, fino ad ora ho trovato tre tipi di reperti, se non sbaglio, Non so se posso chiamarli reperti, ma direi che forse è il nome più appropriato. Intanto, qua vado su per queste scale.
Signore, signore, ma io non capisco perché mi evita così tanto. Mi sa che ci tocca tornare indietro. Io immagino che il cammino da seguire sia quello che abbiamo sbloccato all'inizio, che quindi cioè sia abbastanza dritta la strada che dobbiamo percorrere, però magari il gioco ci dà la possibilità anche di esplorare un pochettino il mondo che ci circonda, quindi questa cosa non è assolutamente negativa, anzi, senza cincischiare ulteriormente, direi che andremo anche noi verso questa porta. Tabi, Tabi, sei qua? Oh mio Dio. Come proseguo? Che qua è tutto spaccato, è tutto rotto. Non lo so, questo è anche un bel dilemma. Oh merda, minchia, quasi mi rompo l'osso del collo. Allora, questo affare immagino che si può spostare. E questo è chiarissimo. Il punto è che devo trovare... Ok, sì, lo devo avvicinare per forza di cose a questa colonna, perché abbiamo visto che è qua, che dobbiamo arrampicarci. Ma io non so se ci arrivo. Forse qui al lato sì che ci arrivo, vedi? Già avevo dato proprio per spacciato il povero Red qua, che invece continua ad andare avanti in maniera molto eroica. Certo, certo, Red, tu Red, non ti preoccupare Red, perché siamo qui insieme Red, anche se tu abbia sparito Red. Ok, useremo di nuovo quel cannocchiale, questo speciale. Ah, devo muovere prima quest'altro affare qua. Lo metterò qua, perché mi sa che è qua che è il suo posto. Eccolo là, è stato semplice anche questo enigma, ragazzi. Vabbè, dai, poco importa, io continuerò a proseguire alla ricerca del caro Toby, che se l'è proprio squagliata, capito? Non basta, abbiamo liberato, poi ha fatto due volte woof woof e poi è sparito come se nulla fosse, abbandonandoci a noi stessi, alla nostra sorte, insomma. Con st'affare che minchia ci faccio se qua ci posso salire tranquillamente? Sinceramente non so. Vabbè, vorrei dire che procedo e vediamo che cosa succede dopo, perché a qualcosa deve pur servire, o magari l'ha messo lì giusto per... Ah, come diavolo ce lo porto fin qui? Ma che scherziamo? Aspetta un secondo, allora vediamo un attimino prima che cosa abbiamo di fronte, perché io adesso mo il cannocchiale magico l'ho spostato, però come potete vedere st'affare ci serve per creare, sì, quella porta là in fondo a quanto pare. Allora che minchia me lo fanno spostare a fare il cannocchiale magico? Ah, perché possiamo creare anche quell'altra porta, forse per far sì che portiamo da quest'altra parte l'altro blocco. Proviamo a mollarlo qua. Adesso che sì che il cannocchiale magico funziona. Così, guarda. Ah, aspetta, però ci manca un pezzo. Un bel problema. Aspettate che qua ci sono... Ok, qua c'erano queste luci che mi hanno indicato che mi posso arrampicare qua. Ok, mentre esploravo, ragazzi, sulla strada che mi riportava indietro da dove sono venuta. Meno male me ne sono accorta, perché magari questo ci porterà alla soluzione del nostro problema, o magari ci porterà soltanto... Ah, vediamo un po'. Ok, vediamo un po' se questo ci aiuta. Ah, vedete? Ok, meno male, ragazzi, me ne sono accorta. Se no potevo stare qua tipo 20 anni e non risolvere mai più l'enigma. È che questo blocco, ok, ci servirà soltanto per arrivare a questa sporgenza. Sporgenza che spero ci porterà ad un altro blocco che possa completare i blocchi che abbiamo lasciato di sopra. Per cui arrampichiamoci, Red. Senza timore, Red, perché tu sei meglio di Rambo, Red. Eccoci qua. Adesso dov'è che sono riuscita? Vediamo un po', guardiamoci un attimo intorno. Comunque Toby, non senza parole, perché tu evidentemente dovresti essere la guida del mio viaggio in questo mondo sperduto, dimenticato da Dio, e invece cioè è sparito, ragazzi, cioè lui semplicemente va avanti, cioè nei posti che devo raggiungere per fare woof woof. Ok, ho trovato questo. Un altro ancora. Che mazzia, che bella luna, ragazzi, ma guardate bello il cielo. È stato molto romantico, insomma, questa suonata di conchiglia è stata molto molto coinvolgente. Va bene, allora, devo andare. Fatemi vedere qua se c'è qualcosa, probabilmente no, non c'è una cippa di niente, per cui dobbiamo salire di qua, raga. Salire queste scale, comunque queste farfalline luminescenti ci guidano. Forse sono più lucciole che farfalline luminescenti, o potrebbe essere più farfalline luminescenti che lucciole. Però adesso qua... Oh, vedo il Dio Padre Signore! Oh.
Forse attraverso questo, ragazzi, ci viene raccontata una storia. Abbiamo appena visto un neonato con mantello rosso all'interno di una culla. Il cullato è coccolato da due genitori che, se non sbaglio, non ho visto male, mi sa che il padre aveva una corona in testa. Ok, e pensavo di poter trovare un blocco che mi avrebbe aiutato sinceramente da questa parte, ma sembrerebbe che ho trovato solo sta cippa. Guardate laggiù chi c'è. C'è Mr. Journey, lo chiamerò così, Mr. Journey, perché è stato preso da Journey e direttamente catapultato in questo luogo sperduto, dimenticato da Dio, dal Signore, da tutta la Sacra Trinità. Ah, non posso fare niente se non suicidarmi, per cui suppongo che adesso questa opzione non ci interessi, a meno che io non riesca a trovare minima soluzione a questo enigma. Cioè, venire qua sopra ci ha aiutato a trovare pure quello scorcio di storia, ma per il resto inutile. La cosa interessante, ragazzi, è che quel portale sembrerebbe avere il pezzo che manca a quell'altro portale per essere completato. Quindi questa cosa è abbastanza interessante. Aspettate che sta tremando tutto qua, non capisco perché. Così si accende e così no, perché... Oh, mizzica. Ok, adesso si è unito tutto. Cioè, raga, ci devo mettere così tanto tempo? È tipo un quarto d'ora che sto qua cercando la soluzione. Ci devo mettere così tanto tempo a immaginare che il pezzo sulla colonna si potesse unire a quello su sto cubo di pietra? Ah, no. Avrei potuto impiegarci di meno, forse. Però, cioè, mizzica, raga, uno come fa a immaginarsi una cosa del genere? No. Minchia, rimettilo al suo posto. Al suo posto? Ok. Adesso sì che possiamo aprirci quell'altro passaggio. Ok, forza Red, uniamo i pezzi Red, eccolo là. Ah, Toby, chi si rivede? Bentornato. Ah, mi ha aperto il passaggino per non dover rifare tutto il giro. Lì c'è Mr. Journey che ci aspetta. Cos'è questo? Un nido di non so che uccello. Va bene, volo di sotto, Mizzica, Toby, mi vuoi far spaccare le ginocchia e tutte le giunture che c'ho? Fa spaccare? Ok, piano. Oh, meno male, Red. Sei tutto intero Red. Andiamo a trovare Mr. Journey. Red. Toby è sparito di nuovo. Ah, Toby. Ah, no, non è Toby. È un porcellino d'India. Mr. Journey, mi aspetti? Vuole parlare un pochettino con me? Dirmi qualche cosa? Non lo so. Adesso, ecco, ovviamente è sparito di nuovo dietro la colonna. Ovvio, ok, allora, qua ci sono... Ah, come potete vedere, questo è un re, ragazzi. Avevo visto bene, a quanto pare. Il re, insieme alle altre persone, adora il simbolo sulla colonna. Allora, perché quando mi giro di spalle e poi mi avvicino si illuminano tutti e poi di nuovo nessuno? Non lo so, è interessante questa cosa. Una reazione chimica davvero interessante. Va bene, come non detto, guarda, lo lascerò lì, Tanto chi lo prende lì là fresco? Nessuno. Assolutamente nessuno. Toby, io continuo a dimenticare com'è fatta la tua faccia. Non capisco perché ti allontani così tanto da me. Cos'è sta a fare, mo? Che gli faccio? Oh! Wow! Ho preso una chiave. Sembrerebbe essere una chiave, davvero. Posso usarla qui, guarda caso. Enigma risolto. Ecco fatto. Il passaggio si è aperto e mi ha salvato la partita. Ragazzi, direi di approfittare di interrompere qui il nostro viaggio. Gli enigmi sicuramente si andranno un pochettino complicando col passare del tempo. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione e un podoscio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.